Salve, e adesso vorrei andare a ruota libera. Ah sì, a ruota libera, sì, dai. Eh sì, perché c'ho delle cose dentro che mi uffa, che mi rompono le scatole. A proposito dei video precedenti sulle comunità religiose, sul fanatismo, sulle persone che per riempire la loro vita vanno a riempirsi di cose Delle volte mi rendo conto che, ma a chi sto parlando? Chi c'è dall'altra parte in grado di capire? Chi c'è? Tu? Credi davvero di capire quello che sto cercando di dire? Per esempio, a proposito delle varie congregazioni, perché è da qualche tempo che mi arrivano dentro delle cose che non vorrei sentire, ma è qualcosa più forte di me. Ma tu fai parte di qualche congregazione, qualche gruppo, qualche comunità, qualche... Sei ancora libero oppure fai parte di queste comunità pseudo-allucinate? Fuori dalla razionalità! Io vivo in Val Chiusella. E in Val Chiusella esistono diverse comunità pseudo religiose, pseudo qui e pseudo là. Forse è anche per questo che sono un po' toccato, perché se da una parte non posso dire nulla di queste comunità, dall'altra però sono obbligato a dire: ma cazzarola, esseri umani, che cazzo state facendo? Non avete il coraggio di vivere la vostra vita? Avete bisogno di supporti che vi dicono bravo, 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 bravo. Che bello, sorrisini e sorrisini. Vogliamo se bene, ma che cazzate sono queste? Io li ho visti. Io vi ho visti. Cazzarola, ragazzoli! Ma siete tutti matti? È questa la vita? È questa la vostra vita? Ve la giocate così? E di cosa avete paura? Cazzarola, perché andate a nascondervi? Vi nascondete all'interno di un gruppo per contare qualcosa? Ma non fatemi ridere l'ombelico. Cazzarola! Sveglia! Illusioni! Sono solo vostre illusioni! Quelle di pensare di essere all'interno di un gruppo armonico. Volemose bene! No! Sono tutte illusioni le vostre. Io vi ho guardato negli occhi, ho visto il vuoto, il nulla,
vi siete persi, non siete nulla. Perché? E certamente voi non potete capirmi. Per forza. Pericolo! Eh no, non si deve capire. Non si deve sentire. Che cosa ci sarebbe dopo aver capito? Il nulla, il vuoto. Minchia! Ma siete uomini o cosa cazzo siete? Non so cosa dire, davvero. E per me è frustrante non poter far nulla, non potervi svegliare. Sembra che questa storia delle comunità, anziché essere una cosa positiva, sia una piaga. Ma è una piaga, è una piaga, è un rifugio. Ma dove volete rifugiarvi? Sveglia, teste di minchia, sveglia! Aprite gli occhi! Nessuna comunità potrà sostituire la vostra gioia, il vostro dolore, la vostra vita, le vostre emozioni, il vostro tutto all'interno di una comunità. Si spegne tutto, tutto si spegne. Voi siete spenti come individualità, non siete nessuno, nessuno. Non avete alcuna voce in capitolo, voi siete in nulla. E questo mi arriva perché ultimamente ho visto quanto queste pseudo-comunità condizionino gli esseri umani, affascinandoli, travolgendoli, con misticismo da una parte, filosofie dall'altra e strunzate varie. E qui mi fermo perché avrei altre cose da dire, ma preferisco tenerle per me per adesso.